ecco. Ecco. A parte complimenti perché sei in grande forma. Grazie, grazie. Anche i lanciotti, meno male, perché i visi troppo marghi non sono belli. Allora, Cristiana. Sì. La tua è stata una vita lunghissima, intensa. Sembra, anche a me, sembrano due vite. Io quando provo a ricordarmi della mia infanzia, sembra l'infanzia di raccontare l'infanzia di un'altra persona, perché veramente mi sembra passato proprio tanto tempo per tutti gli avvenimenti che sono successi. Come è stata la tua infanzia? Cristiana cosa ricorda quando era piccola? Cristiana ricorda solitudine. Perché? Ricorda tanto affetto, perché i miei genitori entrambi, sono sicura che mi hanno amato, mio papà tuttora, ma anche mia mamma, che mi hanno amato sopra ogni cosa. Però sono anche dell'idea che erano due persone che forse per le loro scelte di vita non erano proprio ideali per fare i genitori, perché mio papà non c'era mai per il lavoro. Esatto, mia mamma una hostess di linea di lungo raggio, io la vedevo 5 giorni al mese, quindi tu capisci che per quanto l'amore c'era nell'aria, però un bambino, io l'ho imparato a mie spese. E chi ti ha cresciuto? Ha bisogno di contatto, di presenza proprio fisica, della mano, della ninna nanna la sera, questo. Chi mi ha cresciuto? Mia nonna, la mamma di mio papà, a cui io ero legatissima, che purtroppo non è più con noi, sì. E una quarantina di tate, sempre una diversa dall'altra. Simpatiche o no? Ma guarda, in 40 ce n'è stato di tutti i tipi, solo che duravano pochissimo, perché mia mamma poi, come non gli stava bene una cosa, ne mandava via e ne faceva venire un'altra. E poi un po' a casa delle amiche, un po' a casa sola, insomma, non è che sia stata proprio... Cioè, è stato bello da una parte, ma non proprio tanto bello dall'altra. Questa assenza del tuo papà ha compromesso un po' i vostri rapporti, immagino, perché poi... Inevitabilmente, infatti. Anche perché poi si passa... Allora, quando si è piccoli, bambini, i genitori sono comunque gli idoli, i miti, quindi li si ama incondizionatamente anche se magari si soffre. Quando poi arriva l'adolescenza, c'è già l'età della contestazione, con la mamma, perché essendo due donne in un modo, con il papà in un altro, quindi io gli ho fatto una serie di colpe e lo incolpavo di una serie di miei poi stati d'animo, lacune affettive o cose che poi andando avanti... Anche se mai direttamente, avevo però un carattere e un comportamento soprattutto che insomma denotava tutto il mio disappunto, ecco, diciamo così, non ero proprio un angelo. Ma tu hai un bel caratterino, hai una bella parlantina, un bel caratterino, posso immaginare. Tu sei diventata mamma molto giovane, complimenti, avevi 23 anni. 23 anni. Sì. È stata una scelta coraggiosa perché tu sei giovanissima e già sei mamma di 3 bambini, quindi... Queste sono cose che possono succedere, cioè oggi non succedono più, succedeva no, prima. Per me è stata una scelta forzata, tra virgolette, ma voluta e desiderata, cercata in tutti i modi, perché io dopo la tragedia di mia mamma, che ancora oggi, che sono passati 16 anni, io non mi rassegno, pensa quando, che non si può superare. Quando ne erano passati meno, io avevo veramente perso il motivo per alzarmi la mattina dal letto. E quindi sapevo dentro di me che solamente un figlio mi avrebbe potuto ridare quel senso della vita, per me. E quindi niente, io ho mosso tutti i passi che ho potuto per averlo, per realizzare questo mio grande desiderio. Sentivi pronta a diventare mamma sì. A 23 anni? No, ma io anche a 18, cioè nel momento stesso che io ho perso mia mamma, io subito, ho sempre avuto una... Io mi ricordo da piccola giocavo con i bambolotti e ne giocavo con 4 bambolotti. Cioè da piccolina, non so, ho sempre avuto questa... Forse perché io, figlia unica, ho sofferto di questo. Avresti voluto avere un fratello, una sorella? Ne ho sofferto soprattutto per questa particolare famiglia, nel senso che già... Certo. Avessi avuto mamma o papà, uno dei due un po' più vicino, forse, non certo. So, forse ne avrei sofferto meno. Ma essendo loro lontani, non avevo neanche un fratello, senti, una sorella sempre. Dimmi la verità, tu quindi... hai 3 figli. Sì. Quante tate hanno loro? Loro ne hanno una, però ne hanno purtroppo anche loro cambiate un bel po', ma non è mio volere, è perché comunque le persone, io ho preso sempre ragazze straniere e perché avevo bisogno di una persona fissa, le donne italiane purtroppo non vengono con loro. Fisse. Io sono sempre presente con loro perché non voglio rifare gli sbagli dei miei genitori, di mia mamma soprattutto, perché poi il papà è importante, per carità, per un figlio è fondamentale, però la mamma nell'età fino a che ancora sono piccoli penso sia il punto di riferimento primario. E quindi io quando devo allontanarmi anche per 1 o 2 giorni per lavoro d'estate
io mi sento in colpa. Io infatti non ho fatto, questo lo dico, non ho fatto una vacanza da 9 anni, da quando è nato il mio primo figlio, io non sono stata 2 giorni in vacanza. Perché? Perché mi sento in colpa. Non, so che non mi godrei la vacanza, perché penso sempre di come ho sofferto io della lontananza, che non è che sono in vacanza, loro andavano a lavorare. Però non c'erano. Però tu oggi che sei mamma capisci tante cose della tua sicuramente, mamma, del tuo papà. No, sicuramente, poi infatti con il tempo, con la psicanalisi, con il mio percorso interiore, con tante cose ho comunque sia fatto pace con gran parte della I rapporti con tuo padre oggi come sono? No, oggi abbiamo recuperato gran parte del tempo perduto. Io comunque... Si può recuperare, vero? Sì. No, diciamolo, finché c'è vita, c'è speranza, si può recuperare tutto quanto. Tanti serve impegno. Che hanno sempre problemi su questo. Serve impegno, certo. Il nostro è un rapporto sempre un po' particolare, nel senso che un rapporto si deve cominciare dal primo anno, no? O anche prima. Però un rapporto che si prende più in là, si può prendere, cioè è un rapporto diverso, però si può sempre basare su un grande affetto, una grande stima. Io ho visto solo una foto nel filmato che su tuo padre, una foto di tuo padre e tua mamma, tu sei identica a lei. Pensa magari, a tuo padre ogni volta che ti guarda. Guarda, rivede magari. Il suo grande amore. Io vorrei qui con me Little, vieni. Little, io lo chiamo Little, sempre, sempre. Da sempre. No, chiamami Tony. Scherzando. Tony. Lei ha una bellissima voce, ha anche una bella presenza, è mamma, tu sei diventato nonno, insomma avete una vita sempre completa. Sempre nonno rock però, eh? Sempre nonno rock, l'abbiamo sempre detto anche nel filmato della Savini. Cantiamo insieme, che voi due, perché cantare? Io sono stonatissima. Allora, vi lascio... cantiamo una canzone che fu incisa più di 40 anni fa da Frank Sinatra e sua figlia Nancy, è riportata al successo da Robbie Williams e Nicole Kidman, e la canzone si chiama Something Stupid. A voi! Stand in line until you think you had the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know there is a chance you won't believe we're with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lines you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I never seemed so right before. It's every day to find some clever line to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all, I say something stupid like I love you.